qualsiasi fatto che riguardi la cultura. Un altro grande dell'Ottocento ce lo ricorda, Baudelaire. Come no? Qualsiasi cosa che non sia soggetta all'utile rende noi liberi. Quindi essere ineffabili rispetto al Dio dell'utile è già un grande atto di libertà. Ma al di là di questo, rispetto alla pretesa di scrivere un libro su Mazzini, ma io pensavo di leggerlo. Semplicemente mi sono messo sulle tracce non del Mazzini politico, non del Mazzini storico, ma dell'uomo, della sua filosofia, delle sue fascinazioni, della sua magia, che non sono riuscito a trovare se non a sprazzi qua e là. E allora il libro si è fatto da sé, perché senza che io mi accorgessi, ma accumulando alcune notizie da questa fonte, da quest'altra qui, mettendole in relazione, mi sono trovato ad avere una mole di appunti significativi. E il libro si è composto da sé. Quando ho ordinato i pezzi, sono nati i paragrafi, i capitoli che lo compongono. Tra l'altro ha un'architettura interna geometricamente esatta, perché il libro si articola in tre parti, ciascuna di 7 paragrafi. Anche questo ha un motivo, perché quello che voglio dirvi è che anche riprendendo quelli che sono stati gli spunti, le sollecitazioni della conversazione che ho ascoltato prima con grande attenzione, il pensiero di Mazzini, se lo possiamo condensare in qualcosa di veramente efficace che non troveremo né nei libri di scuola né nei libri dell'università, il pensiero di Mazzini sta qui. Educazione, istruzione. Educazione e istruzione possono aprire la porta spirituale. Questa è tutta la grandezza di Mazzini. Questa è una grandezza incommensurabile, meravigliosa, sublime, che è ben più avanti rispetto a questi tentativi di libertà che il XXI secolo, un po' zoppicante, ahimè, ha raggiunto. E per questo siamo messi male, diciamo, no? Ecco, bravo. Vedi l'attualità. Certo. Vedi l'attualità. Siamo messi male perché poi il pensiero non è stato, insomma, evoluto. Assolutamente. Quindi siamo non educati e soprattutto non istruiti, voglio no. dire. E anche perché, ma questo c'è una dimostrazione della vita di tutti i giorni che abbiamo, cioè decisamente. Dalle cose più semplici, andando alla posta, per dire, insomma, a scuola, cioè anche nelle domande semplici, ti rendi conto, insomma, che siamo messi male veramente. Senti Davide, ma secondo te Mazzini era un po' visionario? Cioè è andato oltre il suo periodo? Sicuramente sì, ma è un uomo di grandissima tensione morale, per cui la sua idea visionaria è sempre calibrata su un'idea che è realizzabile. È realizzabile anche se poi il mondo preferisce altro, no? Certo. Cioè, storia, si sa da sempre che la pretesa di cambiare il mondo non si regge. Quindi anche noi che abbiamo questa idea che ci viene anche degli anni 60, l'ultima grande stagione rispetto a un'età come quella di Mazzini, poi vi dovrò dire alcune cose anche sulla parte più immaginifica e magica proprio dell'azione di Mazzini, la sua presenza simultanea con Madame Blavatsky che combatté al suo fianco. Queste sono notizie fantastiche e ve lo dirò un po' meglio, perché magari non tutti conosceranno chi è Madame Blavatsky, chi sono stati alcuni personaggi come Johnny Harker e così via, ma è pregnante, è utile dire queste cose. Però per avvicinare Mazzini al nostro tempo, visto che c'è anche una chiave musicale, io vorrei dire che Mazzini suonava la chitarra, che durante il suo esilio in Inghilterra, sotto condanna a morte perché la monarchia certo. temeva che lui, in Cenacoli Intimi, che furono poi il grande processo di elaborazione di quello che sarà la giovane Italia, la giovane Europa, la giovane Polonia, Svizzera, la giovane Polonia, i giovani turchi, la Turchia moderna deve il suo orizzonte democratico proprio a Mazzini, Adriano Lemmi e poi Ataturk, che costruiscono certo. questa dimensione di modernità e questa dimensione di frontiera quanto mai attuale, visto quello che è in certe frontiere limite accade anche sotto il profilo del terrorismo. Quindi tutto è attuale. E allora il Mazzini suonatore di chitarra nell'Ottocento, prima per esempio abbiamo i Carmina Burana tra poco certo. che saranno lì,
A me veniva in mente anche di recuperare il film di Oliver Stone, dove i Carmina Burana sono utilizzati come colonna sonora di una retrospettiva sui Doors di Jim Morrison. La continuità c'è con questo, perché Jim Morrison prende il nome del suo gruppo The Doors da un libro che è di Aldous Huxley, un antropologo importante che spiega molto della modernità e della soft dictatorship alla quale siamo ahimè abbastanza abituati. Ma a sua volta Huxley prendeva il titolo The Doors of Perception, lo prendeva da William Blake, e William Blake appartiene a quel cenacolo di persone che si riuniva in quella Londra a pensare che fossimo giunti a un'età della ragione, a una dimensione nuova in cui potevamo spogliarci delle paure del passato e finalmente raggiungere un'idea di emancipazione, di libertà dell'individuo, di consapevolezza della donna. In Mazzini questo pensiero è molto forte, la grande parte delle componenti del suo cerchio più intimo sono delle donne, a partire da Giuditta Bellerio Sidoli, ma anche dalla madre Maria Giacinta Drago. E vi dirò anche rispetto al libro che io non sarei potuto riuscire a completare questo percorso di ricerca se non fossi andato a cercare il ruolo delle donne nella vita di Mazzini, perché è lì che trovi finalmente, no? si toglie il tappo e salta fuori questa incontenibile miscela di passioni che conduce una generazione a cercare la propria libertà. L'elemento aggiuntivo è la mistica, perché quello che non è mai detto dalla scuola e neanche dall'università, vi dirò con grande sincerità, è che i trascendentalisti americani, sì, vi ho già detto prima di Madame Blavatsky, che è considerata nel pensiero esoterico tra le donne il veramente la vetta irraggiungibile di quello che rappresenta l'accesso alla mistica. E Madame Blavatsky viene a combattere a Mentana, riportando persino una ferita grave, addirittura si salverà fingendosi morta in un mucchio di cadaveri, un particolare anche un po' macabro, ma che fa capire quanta passione, quanta energia, quanta voglia di raggiungere la indipendenza, la libertà c'era in quella generazione. Quella generazione, se volete interrompermi, fate, perché no, non vorrei essere portato dalla passione. Allora, io in realtà, a parte il fatto che sono particolarmente affascinata da questa tua cultura interdisciplinare, diciamo così, che prende un po' ad ampio raggio, ossia dalla musica, dalla storia. Ora, io mi chiedevo, considerato i tanti nomi che ci hai fatto, per quanto mi riguarda molti sconosciuti, mi chiedevo, tu hai fatto sicuramente un prezioso lavoro di ricerca, ovviamente, okay, però come ogni ricercatore si fa una scelta, no? Tu hai scelto di puntare su un determinato aspetto di Mazzini, che è probabilmente l'aspetto meno conosciuto. Perché questa cosa? Perché tu sei un tipo originale, diciamo così, perché non ti accontenti delle pappette già fatte, cioè di... Qual è la... Ringrazio ecco, molto per la domanda, però io metto senz'altro volentieri da parte ogni mia vanità, e anzi al contrario, in una dimensione di ricerca, quello che vorrei che passasse come contenuto è che è stato poi anche il veicolo attraverso il quale io sono entrato in contatto con questa casa editrice che ha pubblicato il libro, che è Athanor, e Athanor rappresenta per l'Italia il luogo d'elezione del pensiero esoterico. Quindi oggi c'è tanto caldo, sono venuto senza giacca, però insomma, se dobbiamo ammantarci di un repertorio simbolico, io sicuramente metto un mattello e ho un set di bastoni con me. E da questo punto di vista però non faccio altro che riaffermare il mio principio di umiltà, perché non so niente. E soprattutto in questo non sapere nulla, la cosa dalla quale tengo enormemente è dire che io non ho voluto sostituirmi agli storici. Hai fatto una ricerca? Ho fatto una ricerca, l'ho fatta con un metodo storiografico preciso, perché io mi astengo dal dire questa è la verità su Mazzini, non voglio dire questo. Tra l'altro la biografia più importante di un inglese, Dennis McSmith, quello può essere considerato
il modello di riferimento. Ci sono molti storici italiani che si sono dedicati, alcuni trovano addirittura, ascendendo alla corrente storiografica e di interpretazione critica che ascende addirittura a Giovanni Gentile, fanno derivare dal Partito d'Azione di Mazzini persino l'origine del fascismo. Quindi le interpretazioni sono quanto mai possibili. Diciamo. Molti rimproverano che lui sia stato un massimalista, che non ha voluto accettare dei risultati magari parziali e quindi avrebbe potuto far meglio essendo più democristiano, mettendo questo tra virgolette. Ecco, a me tutto questo non interessa. Quello che interessa a me è un'angolatura che non si sostituisce, quindi chi ha interesse per cercare Mazzini lo cerchi dove deve. Se qualcuno vorrà cercare il Mazzini esoterico, un Mazzini che non è illustrato da nessuna parte, il pensatore magico, allora probabilmente potrà trarre elementi da questo libro che permettono di ricostruire. Io ho l'accortezza, mi permetto di dire soltanto questo, di indicare sempre la fonte, perché certo, alcuni casi, per esempio il fatto, discutevamo prima, no, anche con Donato, fuori sede, dicevamo del fatto che probabilmente Mazzini fu aiutato nel costruire i moti del 48 e l'indipendentismo italiano dall'egemonia austriaca dal finanziamento dei Rothschild. Perché? Intanto possiamo dire che non è, io non sono un dogmatico, quindi non so se questo è vero. Posso dirvi, come il libro fa, che c'è una fonte che ci induce a pensare che questo sia accaduto. Se questo è accaduto, è evidente che c'era un interesse economico e politico che voleva l'indipendenza dagli Asburgo. Certo, dell'Italia dagli Asburgo. Esattamente. Però a un certo momento cosa succede? Qui torna con prepotenza la modernità di Mazzini, che lo sottrae all'eventualità di essere etichettabile come affarista o come calcolatore che voleva fare il suo vantaggio. È un uomo intanto che ha vissuto nelle soffitte, con gli spifferi, nella Londra fredda, senza riscaldamenti, a suonare la chitarra e ad affascinare il suo cerchio. Questo è l'uomo nella sua vera dimensione più intima. Ma oltretutto, quando il gioco diventa importante dal punto di vista politico, i Rothschild non sostengono più lui. E quindi è un cane che si morde la coda, nel senso che va contro. C'è di più, c'è una cosa interessantissima qui. Allora, noi nel 68, che abbiamo vissuto tardivamente, ce lo dicevamo prima, volevamo fare parte del 68, e invece no, siamo arrivati negli anni 80, e allora abbiamo vissuto il ristagno di certi movimenti di emancipazione. Sì. Abbiamo avuto recenti occasioni importanti dal punto di vista istituzionale, ma nel 2006 la Francia con referendum ha detto no al trattato sulla istituzione di una costituzione per la Unione Europea. La Olanda poi ha emulato il comportamento elettorale della Francia e quindi abbiamo perso una grande occasione di diritti costituzionalmente acquisiti per tutti. Adesso abbiamo addirittura Brexit ed altri segnali di involuzione del processo democratico. Non va dimenticato che l'Unione Europea ancora oggi è una tecnocrazia dove il Parlamento non ha nessun rapporto di fiducia con gli organi esecutivi. Assolutamente. Non voglio fare appunto un altro discorso, però questo discorso è molto presente in Mazzini. Mazzini vuole un'Europa democratica. Mazzini pensa una Europa democratica. E quello che verrà poi nella continuità, la giovane Europa, no? La giovane Europa, e anche Altiero Spinelli è un continuatore del pensiero di Mazzini, e per il tramite di alcuni, per esempio, io ho lavorato anche con Virgilio D'Astoli, quindi questa catena mi arriva anche da un punto di vista di trasmissione umana, umilmente, per quanto io possa riuscire a tradurre questo tipo di pensiero. Ma per chiudere il punto sulla modernità di Mazzini, nel 1866, sembra lontano ma è ieri per quello che accade, due tesi si contendono l'egemonia su quello che avrebbe dovuto essere l'Internazionale Socialista. Sappiamo poi che il modello atlantico preferirà il capitalismo e quindi farà barriera in tutti i modi rispetto alla permeabilità dei contenuti dell'Internazionale Socialista. Ma quello che sta accadendo in quel momento lì è qualcosa che segnerà la nostra politica anche attuale, perché si fronteggia per l'egemonia la tesi di Mazzini e la tesi di Carlo Marx.
quindi due tesi contrastanti. Che in realtà è quella di Moses Hess, che insomma è un po' Theodor Herzl, il sionismo, certo. Ma comunque diamola come fa la storiografia ufficiale a Karlo Marx. La tesi di Karlo Marx è che tu, per essere di sinistra, socialista, comunista, devi essere materialista. Quindi non ti devi far ingannare da queste cose, lo spirito, la dimensione pneumatica, un certo esoterismo, tutta questa roba qua non la devi mettere dentro, perché altrimenti non sei un vero rivoluzionario, non sei un socialista, non sei un uomo di sinistra, non puoi essere men che mai un devi comunista. Devi essere materialista e basta. Esatto. Non c'è spazio per altro. La tesi di Mazzini era quella che vi dicevo all'inizio. Istruzione, educazione servono a una cosa soltanto, che è aprire la porta dello spirito, cioè aprire per tutti la frontiera della vita spirituale. Quindi quello di Mazzini è un ritorno al cristianesimo delle origini, esseno-terapeutico gnostico, capirà chi vuol capire o chi ha diciamo alcuni strumenti, e anche chi non li ha, dovrà accogliere questo invito a conoscere, non sentire la porta chiusa, ma vedere lo spiraglio che questa porta si può aprire. E anche noi siamo porta, perché questi flussi possano essere accolti. Quindi Mazzini parla di un gradualismo spirituale, con una luce che è possibile ricevere a seconda del grado e della dimensione di dignità al quale si è pronti. Questo è il pensiero di Mazzini, ma a quel punto i Rothschild non finanziano più lui, finanziano Marx, perché tenere subordinate le masse, proprio lì, per tenere subordinate le masse bisogna essere materialisti. Perché tu, come Mazzini subito, in quegli anni scriveva nel Popolo d'Italia, nell'Apostolato Popolare, nella Giovane diciamo, Italia. Allora, per rendere la cosa diciamo un po' più facile da comprendere, ora come ora siamo tutti marxisti? Siamo capitalisti marxisti, siamo in un post-maoismo, se vogliamo prendere l'immagine che tu ci hai dato, perché Marx è molto russo, fa pensare subito Stalin, Lenin, Trotsky, roba di questo genere. Siamo qui. Un ibrido forse? Siamo un ibrido. Infatti la Cina cosa ha fatto? La Cina continua ad essere formalmente comunista, ma di fatto però è il capitalismo più spietato, certo, giustificato dal materialismo. Quindi solo una battuta per completare proprio questo cerchio che mi restituisce integra, e poi ti diamo un bicchiere d'acqua perché hai il padre integra però l'attualità del pensiero di Mazzini. Cioè capite che questo tipo di logica si applica anche ai paradigmi che sono in uso nell'agone politico contemporaneo. Certo. Quindi ancora oggi questa dimensione del reintegrare lo spiritualismo in una dimensione di progressismo e di, diciamo così, tradizionalmente si direbbe sinistra, ma per andare verso una dimensione post e ulteriore rispetto ai cliché di destra e sinistra che sono abbastanza inattuali, abbiamo bisogno di Mazzini. Abbiamo bisogno di Mazzini. E tu per questo lo hai scelto? Ma perché io sei un uomo contemporaneo. Avrei voluto che quanto dire è lui che ha scelto me, ma io non so io se me lo posso meritare. Questa cosa. Sarebbe pretendere troppo, quindi sto al mio posto. Senti, e vi ringrazio tantissimo. Dove si può trovare questo libro? Ma un po' dappertutto, perché Atanor ha una grande distribuzione. Catania, abbiamo fatto delle presentazioni con Catania Libri in particolar modo, quindi lì lo si trova senz'altro, ma su ordinazione è facilissimo da reperire. Benissimo, quanto tempo ci hai messo a scriverlo? È una ricerca di alcuni anni. E poi hai deciso di pubblicarlo? 5-6 anni. Poi queste carte me le hanno strappate di mano e sono finite a Federico Carbonari, che è il patron di Atanor, che è un personaggio incredibile. Sono stato con lui a Perugia pochi giorni fa, abbiamo presentato presso la sede del Grande Oriente di Perugia, mi hanno dato lì la sede del Tempio, è stata un'esperienza molto bella, ho fatto presentazione anche a Roma, insomma voglio dire mi sono divertito un po' e spero che Mazzini non si arrabbi troppo. Penso proprio di no. Va bene, grazie Davide, grazie per la nostra chiacchierata, spero di averti nuovamente anche a te con un nuovo libro o magari qualcos'altro. Senz'altro, con noi, piacere. Grazie. Noi andiamo a prendere l'acqua per perché Davide è in apnea. Reggo bene, reggo bene. Va bene, noi ci vediamo domani. Con Ogna ci vediamo la prossima settimana. Continuateci a seguire. Ciao e alla prossima. Ciao.